Siamo con Paolo D'Alessio, da 5 anni al timone dell'Istituto per il Credito Sportivo, che insomma da quest'anno unisce il proprio nome al padel in qualità di naming sponsor. Da come nasce l'idea in qualche modo di associare il credito sportivo a questo sport in grande espansione? L'idea nasce da una considerazione di mercato. Il padel è in fortissima espansione, è una disciplina sportiva che sta avendo tassi di crescita importanti e ha bisogno di riconvertire campi, spazi sportivi destinati a altre discipline in campi da padel, e noi quindi abbiamo cominciato con farci presente al mondo dei praticanti, al mondo dei circoli attraverso questa sponsorizzazione, ma soprattutto attraverso la predisposizione di un prodotto specifico ad hoc, un prodotto leggero che abbiamo qui chiamato Mutuo Light 2.0, un prodotto col quale insomma si può accedere facilmente al credito per riconvertire o per costruire campi da paddle. Il credito avviene veramente in tempi ridottissimi, una settimana si può chiedere e si può accedere a questo Mutuo Light proprio per far sì che quante più persone possano praticare nei circoli italiani, in tutti gli spazi sportivi e il paddle. Vogliamo ricordare brevemente che cos'è il credito sportivo per coloro che magari sono meno avvezzi e che non conoscono l'attività, i 60 anni no, di questo istituto? Siamo vicini ai 60 anni, a dicembre sono 60 anni e il credito sportivo è una banca pubblica, quindi banca pubblica, quindi che è una banca, possiamo dire, un po' di scopo, che ha la finalità di finanziare impianti sportivi, quindi sia dagli impianti sportivi, quelli di base per lo sport per tutti, a partire dalle palestre scolastiche, fino agli impianti sportivi destinati più al business, come i grandi stadi, insomma, i grandi stadi, per esempio siamo stati i finanziatori dello stadio della Juventus, quello Udinese, e speriamo dei tanti stadi che debbano ancora venire nel nostro paese, perché abbiamo una forte esigenza anche di una nuova generazione di stadi. Credo insomma che in questo momento sia la vostra funzione sia ancora più importante, considerando quella che può essere l'arretratezza delle varie strutture sportive. Ha colto il segno, certo. In questo momento abbiamo fatto tanto, però in questo momento secondo me abbiamo un potenziale enorme e dobbiamo cercare di assecondare tutto il recupero del gap che abbiamo nell'impiantistica di base, quella normalmente i proprietari comuni, e dell'impiantistica orientata al business, all'industria del calcio che in qualche modo in particolare sta soffrendo. Anche il tennis sta crescendo molto, insomma, e di questo insomma noi siamo molto soddisfatti, abbiamo visto i successi importantissimi degli internazionali, anche sul tennis che è la federazione di riferimento del padel, abbiamo molte domande, quindi speriamo di assecondare la crescita anche del tennis.